È ovvio che è un suicidio. Va bene salvare tutti, ma se muoiono tutti, muori te, poi è come se fossero morti tutti, no? Forse è un ragionamento sbagliato. Morire da eroi per salvare gli altri. Ma probabilmente muore e basta senza salvare nessuno. Ok. Dov'è che possiamo spengere questa lampadina gigante? Grazie. Che a me non l'hanno spiegato. Non trovo le istruzioni in finlandese dell'IKEA. Che è questo? Chi è sta gente? Sono le anime? Non farci caso! Non ti fermare! Come ti fermi? No, è impossibile! Chi sono? Non vuole... Anime! Oh mio Dio! Oh mio Dio, è cosa veramente drammatica! Siamo circondati! Sì, lo vedo che siamo circondati, vai, non ti preoccupare! Sento anche un monte di voci! Mi sembra essere Jim Carrey nella vita una settimana da Dio, quando tutti chiedono i desideri. Che cavolo, dove devo andare? Dov'è questo coso per farlo esplodere? Porca miseria. Ci siamo quasi, per forza, cioè 2 ore camminiamo. Il fulcro sembra essere laggiù. No! Ho perduto il mio bambino, l'hai visto per caso? No, non ci si può fermare. Non ci si può. Non ti fermare, un'anima! Jody! Non lo capisce lei, non lo capisce. Eccoci, hanno portato via Ryan. Hanno rapito Ryan. Era tutta una trappola, porca troia. Che poi l'onda spinge in qua, non in verso in là. Quindi è pure difficile entrare. Non ce la faremo mai, ragazzi, ve lo dico. Dai, ma dove cazzo si fa qualcosa qui? Chi è? No, è Dawkins. Non è Dawkins, è Nathan. Continua a chiamarle, ma loro non vengono. Con la pistola. Accusatore, ragionevole, rimprovero, ragionevole, dai! Forse è perché loro non ti riconoscono più! La rabbia ti ha cambiato! Mi mancano tanto! No! Mancano così. Che cazzo fai? Abbassa la pistola! Fredda, sentimentale, determinata! Determinata, tu fredda! Mi ami, Nathan. O non avresti mai fatto tutto questo! Distruggerò il condensatore prima che sia troppo tardi! Non glielo dovevi dire! Ora ti spara questo maniaco. Eccoci. No, forse no. Dire le cose in faccia, ragazzi, è sempre la cosa migliore. Ricordatelo. Essere trasparenti. E non sparare addosso alle persone trasparenti. Nathan, attento a quello che ho detto. No! Mi siete mancate tanto. Oh mio Dio. Stanno morendo tutti, ragazzi. Stanno morendo tutti. Solo tu puoi risolvere le cose, Jody. Pezzo di merda, hai aperto te il portale di contenimento. Coglione. Coglione. Vai. Ora si dissolvono nel niente. Io non so ancora che caspita fare perché... Dove cazzo eri andato? Oh, dimmelo te! Porca mia, dove era finito quello lì? Porca troia. Dai, ci siamo per forza. Eccoci. Aiuto, aiuto. Allora, se lui era lì, vuol dire che da poco aveva fatto il coso del portale, che l'aveva aperto, no? E che stava cercando le anime della moglie e della figlia. Quindi non possiamo essere tanto lontani, ragazzi. Cioè, siamo per forza vicini. Eccoci. Ragazzi, ci siamo. Ci siamo al fulcro. Siete pronti? Alla fine di tutto? Alla fine della serie? Alla fine della storia? Oddio! Ma ci sono ancora anime cattive, cazzo, pensavo fossero finite. E invece no. E invece ce ne sono ancora. Puttana miseria. Schiva! E la madonna! Sei un campione, eh? E là là! Dai, non devo farmi mai prendere, eh? Rotola, rotola! Rotola, rotola, come un cocomero giù dalla collinetta. Opla! Mamma mia! Ok, schiva. Madonna. Che poi perché anche gli altri riescono a vedere gli spiriti? Cioè, perché anche lui riesce a vedere gli spiriti? Strana sta cosa. No, oh! Bastardo! Lasciami in pace! Insomma, si fa questa cosa o non si fa? Decidetevi! Senza le cinture saremmo morti.
Probabilmente sì. Che cazzo fa? È impazzita? La gli si è rotta? Viva! Sono sicura, ci hanno detto che non funziona. Vai. Cazzo, pensa. Pensa a Ryan. Lui è Ryan, non è Dawkins. Nathan Dawkins, l'ho detto bene prima. Tieni. No. No, cosa stai facendo? È più facile che sia tu a distruggere il sorellino. No, vabbè, dai. Cosa ti ucciderà? Jody, prendi la cintura e distruggi quel condensatore. Ok, grazie, dammela. Madonna. È intensa la fine però, eh. Molto più intensa che tutto il film. Il film. Che tutto il walkthrough. Adesso vai prima che cambi idea. Ok. E te dove caspita? Perché non fai niente? Stai qui? A farti colpire dalle anime? Complimenti. Vai Jody. Jody, hai lottato tanto e a fondo. Adesso devi farlo. Lo devi fare. È giunta la fine di tutto. Mi dispiace dirlo. Però ci siamo. Il prologo è finalmente giunto a destinazione. Dio. No! Lasciatemi in pace! Schifosi! Non mi avrete! No! Ti inietteremo un neuroacido che userà un irreversibile. Ma non mi rompere! Proprio come facemmo con tua madre. Bastardo. C'è mia madre lì! Non è mai troppo tardi! Non è mai troppo tardi! Che si fa? Ci si può fare, ragazzi. Ci si può fare. Non ci fermeranno. La psicologia inversa non ci fermerà. Dai, Jody, su, non mi tradire così, eh. Perché essendo il fatto... No! No, mi dispiace, non volevo uccidere tuo padre. Non volevo uccidere tuo padre. Piccolo Balotelli, non volevo. Va bene, dai. Facciamo finta di non farci condizionare da queste cose. E andiamo avanti. Ce la puoi fare, anche se ci sono finali diversi. Io voglio riuscire a fare questo cazzo di finale. Dobbiamo distruggere quell'aggeggio. Ma ti levi, cazzo! Lasciatemi in pace. No! Sto ripercorrendo tutto il tempo. No, 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 non ti puoi far fermare ora. Maremma maiala. Ah, tutti i sacrifici abbiamo fatto per cosa? Per far fermarsi a un pelo dal traguardo, scordatelo. Ma perché è tornato ad un tratto adolescente? Non è che è morta nel frattempo? No, sai che questo gioco è strano, le cose strane sono possono... stufo, marcio, di tutte le tue storie. Il padre non padre. No, sto tornando bambina. Oh mio Dio, ma che sta succedendo, ragazzi? Non ci sto capendo più niente. Sto tornando, cazzo. Mi voglio la mia mamma. Cerchi di calmarsi, Nora. Devo vederla. La mia mamma. Oh mio Dio. Cielo, ma cosa sta succedendo? Il gemello, strangolato dal cordone umbilicale. Non abbiamo più dove. Vabbè, aveva un gemello? Un gemello? Oh mio Dio. No, via, io non ci credo. Aiden era suo. Il mio gemello. Fratello gemello. Oh mio Dio. No, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Beh, ragazzi, sono sconvolto in questo momento, ve lo giuro. Sono, non so cosa dire. Aiden era il fratello che non è nato per colpa del cordone umbilicale e l'ha strozzato. Aiden avrà un volto! Perché eravamo le fratelli. Le anime erano legate. No, voglio vederlo. Ragazzi, mi dovevi far vedere Aiden. Mi incazzo se no. Ti ho amato. E odiato per tutti questi anni. Ma in realtà lui era morto. Tu eri una parte di me. Cos'è? Il giardino dell'Eden? Ora appare la mela e il serpente. No. Che succede? Perché è diventato tutto scuro? Non ci siamo, eh? Non mi piace sta storia. No! 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 Non me l'hanno fatto vedere, pezzi di merda! Pezzi di merda! Scusa, adesso che caspita facciamo? Tira sta leva del cavolo! No, però la leva sapete cosa fa secondo me?
Che succede qui? Ci sono due mondi? La vita e la morte? Cos'è? Secondo me la leva uccide Aiden. Oddio, destra o sinistra, ragazzi? Ora il trauma più totale. Destra, la luce o l'oscurità? Beh, la luce direi, dai. Ma stiamo scherzando. La luce tutta la vita. Ti prego. L'altra parte. Un altro mondo. No, Alice! Stelle, universo. Guarda il mio amico lassù com'è contento, la mamma. Nell'altra? No! C'è Cole, il dottore, ci scommetto. Ci sono loro. Vita, emozioni, essere innamorati. Ti amo, Johnny. Diventare vecchi. Ti amo. Quante cose ancora da fare. La scelta tra le persone che ho amato e quelle che stanno vivendo. Vita oltre. Questa è una scelta ardua, anche se te la ponessero nella vita reale sarebbe ardua. E io sceglierei vita, perché le persone che ti amano hanno bisogno di te. Quindi vita, per forza. Però vita non lo doveva fare nero, eh. E che cavolo, c'è un controsenso qui. Adie. Adie. Inframondo, ci vedremo un giorno? Forse, chi lo sa. Magari un nuovo Nathan ricreerà il portale. È un momento abbastanza pesante questo, comunque, se ci pensate. Esplosione atomica del portale. Oh, oh, no! No! Ci risucchia! No, vero. Aiuto. Corri, Jody. Oh, dai, correre ora e mai più. La puoi fare. Ora probabilmente tutte le anime verranno risucchiate, giusto? Quindi le avremo... Giù! Hiroshima e Nagasaki. Eccoci, tutto bianco. Ci abbiamo fatto. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, non ci voglio credere. Siamo? Siamo vivi! Ok. E abbiamo esploso tutto. Cioè, scusa, questa stanza dove noi camminavamo sembrava infinita ed è un 4x4, 16 metri quadri. No! Anche Aiden è stato risucchiato. Non ci avevo pensato lì per lì quando sceglievo. Jody, è fatta. È fatta, ma non ho più Aiden. Ma vaffanculo, dai. Questa storia è incredibile, ragazzi. Io spero vi sia piaciuta quanto è piaciuta a me, perché è davvero assurda. E vabbè, secondo me magari in futuro faranno Beyond Three Souls, chi lo sa. Comunque dai, sono contento di come è andata a finire, in parte. Che loro due siano congiunti, che si sia sistemata la questione dell'inframondo, che lei non sia stata messa in coma. Cioè, se gli iniettavano la punturina andava in coma e moriva per sempre, che cavolo. Ok, siamo giunti alla fine, ragazzi, mi sa. È abbastanza pesa una cosa. Una dependance in mezzo al fiume e in mezzo alla foresta. Ci saremo sicuramente io e Ryan, ci scommetto che lo volete. Dalla distruzione del sole nero, i miei ricordi si sono spenti. Tutti. Ho passato troppo tempo dall'altra parte. La mia mente viene divorata. Ciò che ne resta scompare. I miei ricordi sono confusi. Si autodistruggono. Sfuggono come un sogno al risveglio. Ma è la che grafia però per essere un gioco della Play 3, eh? Non c'è Ryan! Non so più cos'è accaduto prima o dopo. Dov'è Ryan? Nella mia testa accade tutto nello stesso momento. È come guardare lo stesso film ancora e ancora. Un caos di immagini, è tutto confuso.
Sono settimane che scrivo giorno e notte. Per ricostruire il passato? Cerco di fissare la mia vita sulla carta. Esattamente. Se dimentico tutto, queste pagine saranno i miei ricordi. Vabbè, è giusto che tu faccia così. 3 mesi dopo l'evento, le indagini proseguono per determinare la causa dell'incidente costato 283 vite in una base militare del Pentagono. È esploso il campo della morte. Affermano che le autorità stanno lavorando insieme alla polizia per fare luce su questa atroce tragedia. Per il momento la CIA mi lascia respirare. Dov'è Ryan? Sono occupati a costruire un nuovo condensatore per pensare. E fino ad ora? Non abbandoneranno mai gli esperimenti. Ora che sanno cosa c'è dall'altra parte. Eh beh, direi comunque una figata, puoi negarlo. Non mi interessa. Devo ricostruire la mia vita. Cosa c'era laggiù al fuoco? L'avete visto? Era una cosa sfocata. È una vita normale, siamo tutti così, Jody. Lo so che è triste da accettare. È quello che riesco a ricordare. Ho sempre sognato di vivere senza di lui. E adesso che però sei senza di lui, libero, non vorresti vivere senza. Senza la sua presenza accanto a me. E ora il sogno è andato. Non mi sono mai sentita così infelice. Mi sa che è da sola comunque. Ryan non c'è più, lo dico io. È come se una parte di me fosse stata recisa. E infatti è così che è successo. Una delle due anime te l'hanno tolta. È stupido, lo so. Dio, quanto mi manca. Dai, però è triste il finale così, Non va bene. Oh, cosa dice? Il nostro amico Cole è vivo, Io pensavo fosse morto, invece Ciccio si è salvato la pelle, Alla grande. Lettera da Jody, vero? No, non c'è scritto il mittente. Dai, Cole Freeman. Senza riferimenti a Morgan Freeman. È un disegno di Jody da piccola. Sono sicuro. 100%. No, che vuol dire questo? Vuol dire, ok, ci hanno fatto vedere che Cole è vivo. Mesi di niente, di apatia. Risveglio. Sapevo che era il momento. Lo sapevi? Il momento di ricominciare. Costruire una nuova vita. Sola, Zoe, Jay, Ryan. Ah, cominciamo da Ryan. Era così ovvio. In fondo l'ho sempre saputo. Mi serviva solo un po' di silenzio. Ti ha salvato la vita. Per ascoltare il mio cuore. E che cavolo. Comunque qui in questo punto decidi veramente il finale, mi sa. Per esempio adesso ho scelto Ryan. Mi c'è voluto un po' per capire quanto amassi Ryan. Esatto. Ero stata sola e triste troppo a lungo, dimenticando cosa fosse l'amore. Ehi là, mi è caduta la busta vuota. Non c'era niente nella busta. Ciao. Ascoltate, volevo dire un po' di cose. Bassina lei, O è altino lui, Chi lo sa. Dai, su, datevi sto bacio. Se ne parla più. Vissero tutti felici e contenti. Tranne il nostro amico Nathan che è schiattato. Vabbè, però è rimasto contento anche lui perché ha rincontrato la sua famiglia. Wow. È stata una storia piacevole da portare avanti comunque, ragazzi. Io sono contento. E poi dai, è finita anche nel migliore dei modi, perché non abbiamo detto di sì subito a Ryan negli episodi precedenti, ma l'abbiamo detto alla fine, proprio alla fine. Siamo andati il più lontano possibile. È sulla barca in mezzo all'oceano, cazzo. Ho imparato ad amare ancora. È la vita. A smetterla di lottare e scappare. È vero, sia lui che lei abbiamo $500,000, Cioè, non è poco. In poche parole, ho imparato a vivere. Vabbè. Ryan e io non ne abbiamo più parlato. Come se niente fosse accaduto.
Sì, niente è accaduto. Hai rischiato di far fallire l'umanità intera. Assassini. Dall'altra parte non ci fosse nulla. Vabbè, quando morirete, arriverete dall'altra parte e lì sarà tutto più chiaro. Come se le nostre vite fossero salve. In parte lo sono, dai. Tutti questi paesaggi finali. Li hanno concentrati tutti negli ultimi episodi per farci apprezzare fino alla fine il gioco. Cosa hanno fatto? Ehi! Amo! Calmo, eh! Rilassati, frena la mano! Giullare nella sabbia poi! Cioè, rischio Ebola over 9000. Allora, le salsicce sono pronte. Ora si fa cena. No, Murano a secco, mangiano, non mangiano niente. Cocco? Vado per il cocco, trovo a raccattare se vuoi. Che è sto rumore? C'era un rumore tipo di passi nella sabbia, ma non era il fuoco. Immaginate assurdo, ora riappare Aiden nella sua vita. Boom, e finisce il gioco. Come ci rimanete? Ci rimango male, io ve lo dico se succede. Totalmente male. Insomma, siamo qui. L'avevo detto, voleva il cocco. Non è stato lui. Non è stato lui, ragazzi, ve l'assicuro. Vi assicuro che non è stato lui. Non è stato Ryan. Il cocco è arrivato... Still? Sono ancora qui. E vi voglio, ve l'ho detto! Ve l'ho detto, cazzo! Non ci voglio credere. Non ci credo, dai. Adesso sono ancora più contento, però, Da una parte. Non capisco come mai sia ancora vivo dopo quello che è successo. Però secondo me, lei non lo dirà a lui e lui, cioè Aiden, non farà in modo che Ryan se ne accorga mai più. In modo che rimanga, diciamo, questo legame tra lei e Aiden, ma che nessuno più lo sappia e lei sia in pace più totale e possa godersi la vita. Che figata! Che figata di gioco, ragazzi! Io spero che lo siate goduto fino in fondo, minchia. Perché sta veramente incredibile, ve lo giuro. Non è finita, però, attenzione. La notte vedo così. Perché hanno lo scudo? Dove sta andando? E chi è questo qui? Sono i suoi ricordi? Nei suoi sogni, cioè, scusate. Mi convinco che siano incubi, ma... So che non è così. Ah, no? E che com'è? Una volta aperto il vaso di Pandora, non puoi più chiuderlo. No, decisamente. Ma dove sta andando con questa armatura? Non sono io. What? È quello che sta per succedere. Sta per succedere questo? Con il nuovo condensatore? Sono già morta due volte. Cosa? La morte non mi fa più paura. Ma che cazzo? Oh mio Dio, ma non può finire così! Sono già morta due volte e la morte non mi fa più paura. Oh mio Dio. Ragazzi, questo titolo è stato veramente incredibile, ve lo giuro. Mi è piaciuto tantissimo. La storia almeno è stata vincente fino alla fine. Ora, probabilmente ci sarebbero stati tanti altri finali, tante altre sequenze della storia, ma noi abbiamo scelto delle cose, abbiamo fatto le decisioni. E per questo è andata in questo modo. Ragazzi, che dire, io spero veramente che questa serie vi sia piaciuta, questo walkthrough che abbiamo portato fino in fondo. Io mi sono veramente appassionato e vedo che anche molti di voi giorno dopo giorno commentavano, ricommentavano, dicevano la loro opinione, alcune scelte che avrebbero fatto loro. Sono veramente contento di avervi coinvolto in questo modo. Adesso ovviamente Beyond non ci sarà più alle 1 in punto, però ragazzi ci sarà Uncharted 3, quindi la serie delle 1 non si fermerà. Ovviamente non sarà più Beyond per il fatto che l'abbiamo appena finito, ma faremo qualcos'altro. Me l'avete consigliato voi sulla pagina Facebook e quindi sono andato a comprarlo per farci una serie. Ero interessato anche a Bioshock Infinite e a Red Dead Redemption, quindi chi lo sa che non verrà fuori qualcosa anche con quelli. Quindi ragazzi, che dire, io spero che questo video, che questa serie vi siano piaciute ancora una volta. Vi ringrazio per tutto il sostegno, vi ricordo di passare da Facebook, pagina del secondo canale in descrizione e G2A per giochi scontati e abbonamenti. Qua da Step è tutto ragazzi, ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Woo!